Buonasera cari amici, bentrovati. Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Sono in campo da circa mezz'ora Vispesoro e Torres per la gara della 14ª giornata del campionato di Serie C, iniziata alle 18:30. Ve ne daremo conto ovviamente nell'edizione di domani del nostro telegiornale. Per la pallavolo femminile ci occupiamo della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che ieri è stata battuta 3-0 a Pesaro dalla Igor Gorgonzola Novara. Punteggio però decisamente troppo severo per quello che si è visto in campo, ma a fare la differenza è stata la maggiore lucidità nei momenti decisivi di una big indiscussa del campionato. Sentiamo Manolita Scocco. Un'ottima prestazione che tuttavia non porta in dote nessun punto e nessun set. La Megabox gioca per larghi tratti ad armi pari contro una big assoluta del campionato come la Igor Gorgonzola Novara, ma esce a mani vuote dal confronto. Oltre ad alcune individualità, la differenza è stata la maggiore lucidità delle ospiti nei finali dei tre parziali. Ora per le Tigri biancoverdi il fondamentale anticipo di sabato a Trento. C'è un 3-0, ma anche troppo pesante per come è maturato, no? Perché tanti episodi, finali rocamboleschi, peccato. Sì, peccato, però questo è frutto del periodo che stiamo vivendo. Manca un po' di fiducia, un po' di sicurezza e nei momenti importanti una squadra che è più esperta di noi ce l'ha fatto pesare. Siamo stati sicuramente bravi comunque a tenere il campo con loro. Come livello tecnico è mancata la freddezza sui finali di set, del fare le scelte giuste, dell'essere un po' più lucidi. Purtroppo quando perdi tante partite di fila, questo qui è una componente che bisogna mettere in conto. Quindi l'unico modo è tornare a vincere in modo tale da ritrovare le sicurezze e poi anche nei finali di set saremo più bravi. Peccato perché la prestazione penso che stasera meritava sicuramente di più di quello che abbiamo raccolto. La squadra ha reagito nei momenti di difficoltà, anche condotto in alcuni tratti dei set, insomma davanti c'era Novara. Sì, sì, potevamo fare anche meglio alcune cose, però sicuramente non è stata una brutta prestazione, siamo abbastanza soddisfatti, però adesso conta vincere. Servono i punti perché sennò altrimenti il morale, tornare in palestra ogni volta è difficile, quindi bisogna ricostruire, costruire ogni volta. E bisogna anche poi gratificare un po' quello che si fa in palestra. Dobbiamo metterci l'imperativo di prendere punti a Trento. Sara Panetone, una partita che avete riaperto tante volte, non avete mollato mai, peccato perché proprio nei finali è mancato qualcosa. Sì, sono d'accordo perché alla fine abbiamo giocato secondo me una buona partita con qualche alto e basso, come è normale che sia. Però sono contenta perché c'è stata una reazione rispetto alle partite scorse. È mancato qualcosa, qualche piccolo dettaglio, un po' più di coraggio forse nel finale e insomma la partita è andata come è andata. Beh, un avversario di grande livello, sarà sicuramente protagonista in Italia e in Europa. Alla Megabox serve proprio anche regalare una soddisfazione a questo pubblico. Assolutamente, stiamo lavorando tanto e sono sicura che arriverà e faremo gioire il nostro pubblico. Telecronaca differita come sempre domani sera a partire dalle 22. La Fiorini Pesaro Rugby torna da Viadana a mani vuote nella 6ª giornata del campionato di Serie A. I giallorossi hanno affrontato i Caimani, formazione cadetta del rugby Viadana che milita in massima serie, che hanno fatto valere il fattore campo imponendosi 35-20. Una sfida combattuta che ha visto i pesaresi partire con grinta e portarsi rapidamente in vantaggio ma non riuscire ad arrestare la rimonta dei padroni di casa. E trasferta amara anche per la Carpegna Prosciutto a Cremona, una prestazione oggettivamente molto al di sotto delle aspettative. Vediamo. Cronaca di una partita mai effettivamente decollata. La Carpegna Prosciutto cede nettamente, quasi senza combattere, a Cremona di 27 punti ed il differenziale finale non fa oggettivamente una grinza, visto l'andamento dei 40 minuti. Si era detto legittimamente che si trattava di un match non impossibile alla portata ed invece sin da subito i padroni di casa ferocemente determinati hanno preso il largo. Per la Vuello una debacle del tutto simile a quella vista con Napoli con un break di 18-0 nell'ultimo quarto che non necessita di ulteriori commenti. Stasera il nostro atteggiamento è stato davvero mediocre, ha commentato coach Buscaglia. Non siamo stati intensi e non c'è stata collaborazione, dovremmo lavorare ancora meglio in palestra. Siamo arrivati a meno 10 ma siamo stati ricacciati indietro con un contro break anche a causa di alcuni nostri errori. Un atteggiamento come quello di oggi non è accettabile. Faccio i complimenti a Cremona per l'ottima partita con percentuali molto alte e con tanta energia. Nessun pesarese si è salvato dal naufragio. Da McCallum, partito in quintetto ma più che mai oggetto misterioso, a Blue Yet e Benford.
ed anche Totè, che ha preso due rimbalzi in 28 minuti e chiuso con 5 su 14 da sotto, per una serata totalmente sottotono e deludente. E domenica alle 19 la VL riceve in casa Treviso ed è davvero una sfida da non fallire, considerando che la compagine di Frank Vitucci è ancora ferma a quota zero in classifica con 8 sconfitte sul groppone. Bene, tutto anche per la pagina sportiva, grazie per la cortese attenzione. Prima edizione domani del nostro TG alle 12:50. Buona serata.